formazione, diciamovi subito che alla formazione di Christian Bucchi ovviamente non si presenta con tutti gli effettivi, anzi ha molti rincalzi che partono dall'inizio. I big, almeno in questo primo tempo, siedono in sinistra dove c'è Dorazio che vuole l'1-2 con Ilari, che però ci pensa, mette il pallone al centro a Sansovini. La risposta di Elezai, prima occasione vera dell'incontro, la firma Carraro con il destro, Peterman con il sinistro, va proprio quest'ultimo, il pallone dentro, Elezai, attenzione, Dorazio, che c'è il gol del Teramo, che passa in vantaggio al 21esimo con Tommaso Dorazio. Tempi giusti, prova gli attraversone Chiosa, nessuno va in chiusura, attenzione, imparato il pallone che passa di golfo di tacco, arriva Speranza, non chiude, poi il David, comunque tutto risolto, Carraro dentro per Croce, posizione regolare stavolta, Croce, il dribbling, Croce, Rezzani, la risposta, ancora Zerlì, non ha spazi, attenzione Zapata, prova a prenderselo da solo, Dorazio e Peterman non si libera del pallone, Zerlì, e c'è il pareggio del Perugia al minuto 16, presto il loro ingresso sul terreno di gioco, forte, pallone sul destro, allarga sulla sinistra, per Placido che è un di rigore, calcio di rigore, fischio di fuori, parte Carraro, il destro, la parata di Elezai che concede il corner, rigore, pallone ad Altobelli, di Nulfo, Zibli, in area di rigore, il pallone e c'è il gol di Carmine al 90.